Buongiorno a tutti, buongiorno alle aziende collegate. Iniziamo con puntualità questa giornata incentrata sul Vietnam, in particolare sull'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam. Abbiamo con noi oggi la dottoressa Brunella Tarli, in rappresentanza della Camera di Commercio, l'assessore Cecilia Del Re del Comune di Firenze, l'assessore Leonardo Marras della Regione Toscana, Sua Eccellenza l'ambasciatrice Bích Quy del Vietnam in Italia, il dottor Francesco Becchi, presidente di Federturismo Federalberghi Firenze e il vicepresidente della provincia di Vinh Phuc in Vietnam, nonché il nostro esperto tecnico, il direttore HAI della Camera di Commercio italiana in Vietnam. Lascio subito la parola alla dottoressa Brunella Tarli. Buongiorno a tutti, sono Brunella Tarli, sono dirigente dell'area servizi di promozione della Camera di Commercio di Firenze e in questo momento, diciamo, rappresento istituzionalmente non solo la Camera di Commercio, ma anche la nostra azienda speciale Promo Firenze che, diciamo, si colloca sul territorio come, un'eccellenza, diciamo, nella promozione e nell'internazionalizzazione delle imprese. Siamo molto onorati, diciamo, della vostra presenza e di questa partecipazione che, diciamo, sta crescendo, anche perché siamo qui per parlare di qualcosa di molto importante, cioè di questo accordo di libero scambio sottoscritto appunto nel 2000, già entrato in vigore, e che soprattutto, diciamo, in un periodo di ripresa dopo gli effetti devastanti a livello mondiale di questa pandemia da Covid, sembra veramente come uno spiraglio, una speranza, non solo per le imprese italiane, non solo per le imprese europee, ma anche, diciamo, per le imprese dei paesi emergenti e fortemente emergenti, quale diciamo il Vietnam. Quest'accordo che conosciamo, diciamo tutti, prevede delle importanti agevolazioni a livello doganale con fortissimi abbattimenti dei dazi, diciamo la quasi totalità, e con una previsione, diciamo, anche di incremento di questo abbattimento nell'arco più o meno di un decennio. E che diciamo viaggia su un filone bilaterale, cioè non soltanto Vietnam-Europa, ma Europa-Vietnam, sia pure diciamo con criteri differenziati. Ecco, scusate, questo abbattimento sicuramente ha un'importanza economica molto molto rilevante. Non a caso è stata stimata anche dal settore del Parlamento europeo che si occupa di materia di libero scambio e di investimenti, che diciamo può avere un indotto, una crescita corrispettiva totale, e sempre appunto corrispettiva di svariati e svariati miliardi. Quindi è un appuntamento, una sfida, un'occasione da non perdere, come dicevo prima, specialmente in questo momento in cui tutti speriamo in questa ripresa. Questa ripresa questo accordo, oltre che per l'Europa, è importante anche per l'Italia, perché l'Italia, diciamo, sta promuovendo, fortemente promuovendo, il posizionamento delle imprese sul mercato estero, come sui mercati esteri, come dicevo in precedenza. Ma l'Italia ha sempre avuto, diciamo, anche il problema di proteggere le proprie aziende da quello che è stato ed è purtroppo un sistema, diciamo, di contraffazione molto lesivo del marchio del Made in Italy. Ecco, questo accordo, diciamo, per l'Italia è estremamente importante perché nell'ambito, diciamo, degli allegati al protocollo prevede anche questa una sorta di indicatore di protezione, di protezione della provenienza, che sicuramente, diciamo, consentirà all'Italia di far emergere su altri mercati
il marchio del Made in Italy, quindi non soltanto diciamo a livello industriale, ma anche a livello artigianale, a livello agroalimentare, a livello vitivinicolo. E diciamo è molto importante che sia previsto anche in un protocollo, ripeto, con un paese quale il Vietnam che sta avendo diciamo uno sviluppo estremamente forte, estremamente rilevante. Quindi un grande vantaggio per l'Europa, un grande vantaggio per l'Italia, un grande vantaggio anche per questa protezione dei marchi, come dicevo prima, un'opportunità unica per rinsaldare, diciamo, rapporti economici, costruire o rinsaldare rapporti economici con un paese che sicuramente sarà in grado di costruire rapporti economici molto positivi con le nostre aziende. Per cui io ringrazio veramente tutti i partecipanti e ancora una volta porto i saluti sia della Camera di Commercio Firenze, di Firenze, sia dell'azienda speciale Promo Firenze. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie dottoressa Tarli, grazie. Lasciamo la parola per un saluto all'assessore Leonardo Marras della Regione Toscana. Grazie davvero per questa occasione. Mi limiterò davvero a portare il saluto della Regione, del Presidente Giani, che si scusa ma invia i suoi saluti e gli auguri di buon lavoro sia per questa iniziativa di approfondimento, sia per ciò che ne scaturirà negli interessi e nei rapporti tra le imprese toscane e il Vietnam. Ho avuto già modo di dire e salutarla nuovamente all'ambasciatrice che questa iniziativa che parte da un'opportunità nuova che l'Unione Europea, in accordo con quel paese, dà ai possibili sviluppi di mercato, si basa per quanto riguarda la Toscana su un'amicizia ormai antica, perché sono ormai 10 anni in cui passati dall'accordo di collaborazione che la Regione Toscana nel 2011 promosse allorquando si insediò in Vietnam, un'impresa importante ancora oggi per noi, per il nostro paese, ma per la Toscana, la Piaggio. E da allora però è cambiato tanto anche la presenza dell'industria italiana in Vietnam, ma è cambiata tanto la struttura sociale ed economica di quel paese. Se pensiamo che solo nei primi 3 mesi del 2021 sono arrivati quasi a mezzo miliardo il valore delle esportazioni in Vietnam, crescendo addirittura del 12% rispetto al periodo precedente. È evidente che c'è stato in questi 10 anni un fermento, una crescita importante che dà valore ancora di più al lavoro che può partire con questa opportunità di cui ormai l'Unione Europea si è dotata. E a noi però fa piacere che accanto all'interesse economico per le nostre imprese, per gli investimenti, per i mercati di riferimento, per quei settori su cui oggi di più ci concentriamo, ci sia anche il valore della cultura, dell'amicizia, dello scambio di esperienze, e ci piacerebbe consolidare l'accordo di collaborazione che già è presente e allo stesso tempo verificare se c'è la possibilità anche di allargarlo ad altre regioni in virtù degli interessi e delle presenze che nel tempo si sono consolidate in Vietnam. Per questa ragione do la disponibilità mia, dell'assessorato, ma soprattutto del Presidente Giani, ad approfondire gli eventuali ulteriori rapporti di amicizia che potrebbero scaturire con grande piacere. Grazie e buon lavoro.
Grazie Assessore, grazie. Certamente la giornata di oggi potrà essere spunto per una possibile partenza di un rafforzamento della collaborazione tra Toscana e Vietnam, tra Toscana ma anche tra Firenze e Vietnam. E diamo quindi la parola all'Assessore Cecilia Del Re che interviene anche lei per portare i saluti della città di Firenze. Salve, buongiorno a tutti. Porto i saluti dell'amministrazione comunale fiorentina e del sindaco Dario Nardella, sindaco della città di Firenze e della città metropolitana di Firenze, che non è potuto essere qua, ma che appunto mi ha pregato di portarvi i suoi saluti e anche i suoi ringraziamenti per questo momento di incontro che si inserisce bene all'interno, diciamo, di una rinascita, ecco, come spesso il sindaco sottolinea, piuttosto che parlare appunto proprio e soltanto di ripartenza dopo il periodo di grave crisi sanitaria, ma anche economica e sociale che il mondo intero ha vissuto e quindi anche la nostra regione e la nostra comunità. Saluto e ringrazio la Camera di Commercio di Firenze, la Camera Italiana in Vietnam, l'Ambasciata del Vietnam e anche la rete Enterprise Europe Network per aver appunto organizzato questo webinar che vuole celebrare questo accordo che in un anno così particolare, come ricordava Brunella Tarli, è intervenuto appunto però a siglare diciamo una rinnovata collaborazione tra i nostri territori dentro la cornice europea che diventa sempre più decisiva per appunto le relazioni commerciali, ma anche appunto per accompagnare questa fase così delicata appunto di ripartenza, di rinascita, di nuove opportunità che anche per le imprese possono derivare dai contesti internazionali, anche come sappiamo dai fondi che arriveranno grazie al Next Generation EU, grazie appunto al Recovery Plan. Ecco che allora questo oggi rappresenta un momento importante per rappresentare al sistema produttivo di Firenze e della regione toscana le opportunità che da questo accordo e dai rapporti commerciali col Vietnam possono venire fuori, grazie appunto peraltro a un paese, quello del Vietnam, estremamente vitale, come ricordava l'assessore Marras. Negli ultimi 10 anni ha visto costantemente crescere il proprio PIL, crescere appunto anche le relazioni appunto commerciali con il nostro paese e con il nostro territorio e pertanto i settori che oggi saranno interessati da questo webinar di confronto e le imprese che sono state coinvolte potranno ecco, ulteriormente approfondire le opportunità di crescita che abbiamo nel settore agroalimentare. Tra l'altro voglio ricordare che proprio Firenze a settembre ospiterà l'Expo dell'agricoltura, quindi con i ministri dell'agricoltura da tutto il mondo che arriveranno a Firenze, sarà un momento importante pertanto per il nostro territorio del turismo e vedo collegato anche Francesco Bechi che mi fa piacere ecco possa essere qua in rappresentanza anche del mondo del turismo fiorentino a raccontare questa difficile fase di ripartenza, ma anche i grandi punti di forza che comunque il nostro territorio sul fronte del turismo mantiene e che appunto rappresentano comunque un punto di forza per il nostro territorio e per tutto l'indotto economico del nostro territorio, oltre a quel biglietto da visita fondamentale per i valori, ecco, che la nostra città e la nostra regione esprime dal punto di vista storico, artistico, ma anche naturalistico. E poi i settori del tessile, e oggi non si può non ricordare come proprio a Firenze riparta Pitti appunto per l'edizione 2021, che rappresenta anche questo un motore importante di ripartenza dell'economia del territorio, e quello farmaceutico dove la città di Firenze, grazie a grandi imprese presenti su Firenze e sull'area metropolitana, ha davvero tanto da dare. Pertanto, ecco, auguro a tutti un buon lavoro e la nostra città rimane a disposizione per accompagnare questo accordo e questa rinascita insieme a tutti voi. Grazie. Grazie Assessore Del Re, e con vero piacere siamo onorati di ospitare Sua Eccellenza, l'ambasciatrice del Vietnam in Italia, Bích Quy, a cui chiedo di farci un saluto. Cảm ơn. Xin kính thưa ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, kính thưa các
Cecilia Nere on Amara, che tu hai detto qui, tôi rất vui được dự cái buổi gặp mặt hôm nay, và đây thực sự là một cái sáng kiến rất là hay khi chúng ta bắt đầu dần dần đang đi ra khỏi đại dịch COVID. Gentile signor vicepresidente del Comitato del Popolo della provincia di Vĩnh Phúc, gentile signor Giuseppe Salvini, signor Leonardo Maras, insieme ad altri ospiti, imprenditori, investitori della regione Toscana. Io sono molto lieta di essere presente al webinar di oggi. Thưa tất cả các quý vị, thì đại dịch COVID đã chứng tỏ cái sự năng động của các doanh nghiệp hai nước, sự năng động của các doanh nghiệp, và cái diễn đàn hôm nay của chúng ta chính là một cái minh chứng. Và trong cái bối cảnh của đại dịch COVID thì chúng tôi cũng rất là vui mừng để thông báo rằng là tăng trưởng của Việt Nam thì cũng cũng duy trì được một cái đà phải nói là đáng khích lệ, và khoảng gần 3% trong năm 2020, và trong 6 tháng đầu năm 2021 này thì vẫn đạt được trên 5% so với cùng kỳ của năm ngoái, thì qua đó thực hiện được cái mục tiêu kép của chính phủ Việt Nam là vừa chống dịch và vừa phát triển kinh tế. Signore e signori, l'epidemia del Covid ci ha fatto vedere la dinamicità e la creatività da parte delle imprese, delle località, delle associazioni, delle camere di commercio a promuovere il rapporto economico-commerciale tra Vietnam e Italia. E questo webinar è una grande testimonianza di questo. Nell'ambito della complessa situazione del Covid, la crescita del PIL in Vietnam è riuscito a mantenere a circa 3% nell'anno 2020 e nei primi 6 mesi dell'anno 2021 ha raggiunto 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, raggiungendo doppi obiettivi. Determinati dal governo vietnamita, prevenzione della pandemia e crescita economica. Các diễn giả sau tôi thì sẽ nói rõ hơn, kỹ hơn về những cái cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cũng như là cơ hội hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang trở thành một cái nền kinh tế rất là mở, là thành viên của 14 cái hiệp định thương mại tự do, trong đó có một cái những cái hiệp định rất là quan trọng như là với châu Âu EVFTA, hoặc là RCEP, hoặc CPTPP, rồi cái sự liên kết của thị trường Việt Nam với thị trường ASEAN, vân vân. Questi speaker vi parleranno del Vietnam, delle opportunità di investimenti e del commercio del Vietnam. Vietnam ora è considerato una delle economie più aperte al mondo, sempre più attraente grazie all'integrazione dei vari accordi commerciali. Vietnam ha siglato 14 accordi commerciali con l'Unione Unione Europea come EVFTA, ACEP oppure CPTPP e l'ASEAN. Và chúng ta hiện nay đang chờ đợi những cái hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết, và đó sẽ mở ra những cơ hội lớn hơn trong đầu tư, hợp tác đầu tư giữa hai nước trong những cái lĩnh vực có thế mạnh của Italia và Việt Nam có nhu cầu. Stiamo aspettando anche che l'accordo di prevenzione di investimenti tra l'Unione Europea e il Vietnam sarà presto ratificato e approvato affinché il rapporto di investimenti nei settori di cui l'Italia è forte, specialmente nell'ambito di riorganizzazione della catena di approvvigionamento globale dopo la pandemia. Ngay cả trong bối cảnh đại dịch thì trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ý cũng vẫn giữ được một cái đà nhất định. Năm ngoái thì trao đổi thương mại vẫn đạt trên 4 tỷ đô la, và trong 6 tháng, trong 5 tháng đầu năm 2021 thì đã đạt 2,5 tỷ. Đó là một con số rất là ấn tượng. In questa situazione causata dalla pandemia, l'interscambio tra Vietnam e Italia ha raggiunto più di 4 miliardi di dollari nel 2020 e più di 2,5
2,5 miliardi nei primi 5 mesi dell'anno 2021. Questo è un grande traguardo. Italia và Việt Nam là hai đối tác chiến lược của nhau và Việt Nam hiện nay đang là cái đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong các nước ASEAN. Thì cùng với cái sự sôi động về trao đổi kinh tế giữa hai bên thì chúng tôi cũng nhận thấy là hiện nay thì Italia đang hiện diện nhiều hơn ở Việt Nam và các sản phẩm của Italia thì cũng ngày càng được yêu mến ở Việt Nam. Việt Nam è un partner strategico dell'Italia ed è anche il primo partner commerciale dell'Italia nel gruppo ASEAN. E, insieme alla dinamicità sugli scambi economici tra i due paesi, l'Italia è sempre più conosciuta in Vietnam e i prodotti italiani sono sempre più amati dai vietnamiti. Ở đây chúng tôi thấy là có quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao. Sự hỗ trợ của lãnh đạo các vùng cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì đó là những cái yếu tố rất là thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tháng 5 vừa qua thì Việt Nam và Italia đã ký chương trình hành động 2021-2022 và 2023, thì trong đó nhấn mạnh rất là nhiều đến hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, hợp tác du lịch, khoa học kỹ thuật, rồi hợp tác giữa các địa phương. A maggio Vietnam e Italia hanno firmato il piano d'azione di commercio del commercio dell'economia sugli investimenti, turismo, scienza, tecnologia. La cooperazione tra le province dei due paesi. Đến cuối năm nay thì hai nước sẽ tổ chức một kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thì đây là một cái cơ chế rất là quan trọng và tôi hy vọng rằng nó sẽ là một cái sự kiện kinh tế với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp hai nước. Alla fine di quest'anno organizzeremo la sesta sessione della riunione del comitato misto economico tra i due paesi e spero di ricevere la numerosa partecipazione da parte delle imprese della regione toscana. Cuối cùng thì tôi xin có một lời nói, dành một phút để nói thêm về Vĩnh Phúc và tôi rất là vui mừng là hôm nay tỉnh Vĩnh Phúc tham gia vào cái diễn đàn này với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì Vĩnh Phúc là một cái địa phương nằm trong top 5 địa phương năng động nhất về kinh tế của Việt Nam và hội nhập rất là sâu, có kết cấu hạ tầng rất là hiện đại. Hiện nay là một trung tâm công nghiệp lớn về cơ khí, về xe máy, về điện tử ở phía Bắc của Việt Nam. Và đã có cái sự hiện diện của tập đoàn lớn của Ý là Piaggio và Piaggio thì cũng là một cái hình mẫu về thành công trong cái hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia. Trong khi đó thì Tuscany cũng là nơi có trụ sở của Piaggio và nổi tiếng không chỉ nổi tiếng về du lịch, về lịch sử, về văn hóa mà còn là một trung tâm kinh tế rất là lớn, rất là năng động của Ý. Và tôi rất là mong là sau cuộc hội thảo này và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để có cái hình thức thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, rộng rãi hơn giữa tỉnh Vĩnh Phúc và vùng Tuscany. Sono molto contenta di avere la presenza qui del signor vicepresidente della provincia di Vĩnh Phúc perché la provincia di Vĩnh Phúc è nel top 5 province più dinamiche del Vietnam con grande integrazione, l'infrastruttura sincrona, moderna, è uno dei centri commerciali grandi sull'automobilistica, scooter, elettronica, del nord del Vietnam, tra cui sarebbe mancante non parlare del gruppo Piaggio, mentre Toscana, dove la Piaggio ha sede, non è solo famosa per turismo, per la cultura, ma è anche un centro
economico importante dell'Italia, con vari punti di forza sull'industria, agricoltura e anche sui prodotti gastronomici. Spero che dopo questo webinar le aziende delle due province, le aziende della regione toscana, delle province di Vinfu potranno avere maggiori opportunità per la collaborazione, nuovi progetti, nuove iniziative. A nome dell'ambasciata del Vietnam in Italia, io personalmente, insieme ai miei colleghi, siamo sempre disposti ad essere un ponte di collegamento tra le autorità locali e le imprese. Grazie mille. Grazie. Grazie ambasciatrice, è stato un vero piacere avere il suo intervento e naturalmente la disponibilità dell'ambasciata del Vietnam in Italia a favore delle nostre aziende. Do adesso la parola al dottor Becchi, presidente di Federalberghi Firenze e presidente di Confturismo Toscana, per un primo intervento tecnico. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Un particolare ringraziamento alle autorità presenti, all'ambasciatrice, al vicepresidente della provincia e all'assessore Marras, al nostro assessore di Firenze, Cecilia Del Re. Certamente oggi è un momento di grandi domande che il settore che io sono chiamato a rappresentare, che è il mondo degli alberghi di Firenze e la filiera del turismo della regione toscana che si riconosce nel sistema di turismo, quindi stiamo parlando non solo di alberghi ma di ristoranti, di locali da ballo, di stabilimenti balneari, di tutto quello che oggi aggrega l'offerta turistica del nostro territorio. È un momento importante, dicevo, proprio perché siamo all'uscita, speriamo perlomeno di poterla così definire, di una fase estremamente critica, la pandemia che noi tutti ben conosciamo, che ha coinvolto tutte le aree geografiche del mondo, non risparmiando nessuno. I nostri settori sono stati fortemente colpiti e in questo momento siamo proprio a riprendere il percorso. E riprendere il percorso diventa anche molto importante farlo cercando intorno a noi tutte quelle situazioni, quelle opportunità, quelle realtà, quei nuovi paesi, quelle nuove destinazioni a cui rivolgerci, a cui rivolgere la nostra offerta di qualità. E farlo secondo anche criteri di competenza e professionalità. Io credo proprio che anche attraverso il grande lavoro che fa Promo Firenze si possa costruire una rete di scambi e di rapporti, ma che oltre a essere una rete di scambi e di rapporti commerciali possa essere anche una rete di scambi e di crescita di carattere proprio di formazione professionale volta ad una migliore accoglienza che il nostro modello delle imprese deve assolutamente essere in grado di poter offrire a tutti quei visitatori che vorranno venire appunto a visitare la nostra regione, la nostra città. Noi siamo sempre stati un crocevia di culture e di scambi. Per noi oggi poter comprendere meglio quella grande cultura della nazione del Vietnam diventa fondamentale. Non possiamo assolutamente pensare di offrire delle proposte che non tengano conto, in debito conto, anche di esigenze di un paese culturalmente in parte diverso dal nostro, ma di grande raffinatezza e di grande cultura. Sono elementi importanti questi che portano tutto un settore che lavora proteso verso dare il migliore dei modelli di offerta turistica e di accoglienza che portano appunto, dicevo, il nostro settore a dover fare un forte percorso di formazione. Quindi noi abbiamo assolutamente necessità di conoscere e di essere informati di tutto quello che possiamo fare per meglio essere a disposizione di questo importantissimo paese. Abbiamo tante bellezze, abbiamo tanta cultura, abbiamo l'enogastronomia, abbiamo dei prodotti agroalimentari direi di eccellenza
e sapere appunto che il Vietnam sta cominciando a trovare una grande soddisfazione nel conoscere anche la nostra cultura enogastronomica ristorativa, per noi è un elemento di grande soddisfazione, e su questo ovviamente l'idea sarebbe proprio quella di cercare di costruire insieme agli strumenti che oggi Promo Firenze e che il sistema istituzionale pone a disposizione, appunto costruire delle offerte mirate. E credo che dovremo lavorare molto sotto questo aspetto, e credo che questo debba diventare proprio un esercizio mentale di una categoria imprenditoriale che per tantissimi anni ha lavorato quasi esclusivamente su mercati storici. Dal dopoguerra in poi noi abbiamo lavorato sui mercati nazionali, sul mercato europeo, sul mercato di area dollaro. Gli altri paesi erano in un certo senso quasi preclusi per vari motivi. Oggi per fortuna abbiamo finalmente questa grande opportunità, questa apertura degli scambi tra il Vietnam e l'Unione Europea rappresenta per noi un momento di grande opportunità che non dobbiamo assolutamente perdere. A volte andiamo a cercare realtà che non hanno un'importanza così centrale, abbiamo invece destinazioni come appunto quella del Vietnam, che mi risulta essere anno dopo anno in fortissima crescita, e quindi è su questo che assolutamente noi guardiamo con tanta attenzione. Io non mi dilungo oltre, ma veramente vorrei concludere dicendo, sottolineando l'importanza di creare questo tavolo di confronto, di scambio formativo, per poter essere veramente in grado di esportare dei modelli aggregati di un'offerta che possa incontrare il fabbisogno e dare le risposte idonee a quelli che saranno i visitatori che dal paese, dalla vostra nazione, vorranno venire a visitare l'Italia, ma in particolar modo la Toscana, e ovviamente anche per i nostri connazionali che vorranno venire a visitare il vostro bellissimo paese. Ringrazio tutti per l'attenzione e buon lavoro. Grazie Presidente Becchi. Effettivamente la giornata di oggi si inserisce proprio nel ciclo di iniziative che Promo Firenze e la Camera di Commercio di Firenze pongono in essere a favore delle aziende. E il webinar di oggi sarà registrato e sarà messo online insieme a tutti gli webinar che facciamo periodicamente su tutti i paesi. Mentre stiamo parlando, le aziende partecipanti ci stanno già ponendo delle domande che noi gireremo ai nostri esperti tecnici. Il primo esperto tecnico che parlerà oggi è il direttore Hai della Camera di Commercio Italiana in Vietnam, che è collegato oggi dalla provincia di Vinh Phuc, e volentieri gli lascio la parola e anche il ruolo di relatore. Sì, grazie mille Giacinto. Se potresti per favore darmi la condivisione dello schermo. Sì, signore e signori, grazie mille, mi presento, sono il direttore della Camera di Commercio Italiana in Vietnam. Vorrei prima di tutto dare un ringraziamento alla sua eccellenza ambasciatrice Hue, assessore Maras, assessore Cecilia Denre, a tutti gli organizzatori e anche alla vicepresidente della provincia di Vinh Phuc che si presenta con me oggi, e soprattutto anche tutte le imprese toscane che hanno partecipato, che partecipano a questo webinar, che per noi è molto importante. Il motivo, prima di cominciare questa presentazione su paese Vietnam, vorrei fare alcune premesse che è molto importante sia per le imprese toscane, ma anche importante per le imprese vietnamite. Allora, prima di tutto, Vietnam è un mercato promettente, è un mercato che dà molta possibilità e profittabilità per le imprese italiane. Infatti, in dato è aumento l'interscambio tra Italia e Vietnam, si aumentano anno dopo l'anno, che poi andremo a approfondire ovviamente. E due, è un mercato che è molto aperto per il commercio internazionale e anche per investimento. E tre, fare business in Vietnam non è facile, però non è neanche tanto difficile, e ci vuole solo un pochino di più di impegno, di persistenza e di volontà, ma poi il frutto arriverà sempre con tempo. Allora, ecco il motivo perché abbiamo dato il titolo
không biết là hợp với hay là em lên trên này em dịch cho mọi người, còn anh xuống đấy anh ấy nhé. Sì, per quello che abbiamo dato in titolo della mia presentazione, una corsa, un sogno, una sfida. Prima di cominciare, come sappiamo tutti, quando 10 anni fa, in 2012, quando abbiamo cominciato, e con la regione Toscana abbiamo avuto, ho iniziato il rapporto di collaborazione nel fronte economica, iniziato nel 2012, abbiamo, grazie alla Toscana Promozione e l'ambasciata vietnamita a Roma, abbiamo aperto Indes Vietnam proprio all'interno della Toscana Promozione, e da lì abbiamo cominciato a promuovere il mercato vietnamita alle imprese toscane. 10 anni fa molte imprese italiane in generale, quando hanno sentito del mercato vietnamita, pensavano su questa immagine qui, che ovviamente è un'immagine più iconica, tra virgolette, della storia moderna del Vietnam. Ma quando parliamo del mercato vietnamita negli ultimi anni, parliamo di una realtà completamente diversa. Qui, come vedete, nel lato sinistro Ho Chi Minh City, la città più grande economicamente parlando del Vietnam, e sul lato destro è il capitale Hanoi. Parliamo delle due metropolitane con 10 milioni di persone, è sempre classificato negli ultimi 5 anni tra le 10 città più dinamiche nel mondo. Vietnam ha, all'inizio degli anni 2000, Vietnam ha un tasso di crescita del PIL a 2 cifre, e da 2010 il tasso di crescita medio è sempre attorno al 7-8%. Nonostante la situazione del Covid, abbiamo sempre chiuso la crescita positiva, e molti economisti hanno previsto che Vietnam diventerà tra le 20 economie più grandi nel mondo entro 2050. E tra l'altro Vietnam avrà la classe media più grande in tutta Sud-Est asiatico. Tra l'altro il Sud-Est asiatico ormai è già la quinta economia mondiale, quindi parliamo di un'economia estremamente con un tasso di crescita molto veloce. Come vedete sullo schermo, la linea blu è il tasso di crescita del PIL o GDP negli ultimi, da 2007 fino adesso, e vorrei precisare che giustamente, come grazie all'eccellenza di gestione del governo vietnamita contro la pandemia e con tutto lo sforzo delle imprese, fino al 2020 il Vietnam ha potuto chiudere con un tasso di crescita del 2,68%, che tra l'altro era una delle 4 uniche economie nel mondo che ha avuto una crescita positiva. E dopo i primi 5 mesi, dopo i primi 6 mesi del 2021, siamo riusciti a riprendere la nostra ripresa, tra virgolette, con 5,64% di crescita del PIL. Il tasso di inflazione negli ultimi 5 anni è sempre attorno al 3-4%. Abbiamo dato questi due dati qui? Perché la volontà del governo vietnamita è sempre di dare le imprese e le economie e i consumatori al centro dell'economia. Quindi l'economia funziona quando le imprese lavorano e quando i consumatori continuano a consumare. Questa è la logica del governo vietnamita, quindi tutte quelle politiche che il governo vietnamita emette e gira attorno a questa politica qui. E un'altra cosa molto importante, secondo la Costituzione vietnamita non fa la differenza tra un'azienda straniera che opera in Vietnam e un'azienda vietnamita che lavora. Quindi hanno lo stesso diritto e dovere. Sì, per quanto riguarda
affinabilità tra l'economia italiana e l'economia del Vietnam. Abbiamo rilevato alcuni settori importanti dove le imprese italiane possono lavorare molto, in primis energia rinnovabile, perché Vietnam negli ultimi i 3 anni è stato tra i mercati più con la crescita più forte in assoluto nel mondo dell'energia rinnovabile, economia circolare, trattamento e gestione dei rifiuti, i macchinari. Un terzo dell'esportazione italiana in Vietnam provengono dall'esportazione di beni strumentali, quindi è un settore estremamente importante per l'economia italiana. Calzature, ovviamente, le 3F, quindi aeromobile, la moda e F&B, food and beverage. Per quanto riguarda infrastruttura Vietnam, l'economia del Vietnam in questo momento è già arrivato nella fase dove in cui sia il governo centrale che le imprese investono pesantemente sull'aspetto infrastruttura, quindi parliamo di autostrada, nuovi aeroporti, sistema ferrovia, i porti interportuali. E un altro settore molto importante per l'economia del Vietnam è proprio ICT, quindi parliamo della tecnologia, del fintech, del IoT e dell'intelligenza artificiale. Vietnam geograficamente è molto simile all'Italia, con la stessa lunghezza, ma con 30.000 chilometri quadrati più grande, 97 milioni di persone, e entro il 2030 diventerà tra i 15 paesi più popolari nel mondo. Quindi parliamo di un'economia di massa molto molto grande. Però quando parliamo del mercato vietnamita non parliamo di tutto il paese, ma anzi parliamo dei mercati in mercati. Vuol dire che parliamo delle grandi metropolitane: Hanoi, Ho Chi Minh City, Haiphong, Da Nang, oppure le città dove hanno un paio di milioni fino a decine di milioni di abitanti. Questi sono i mercati per i prodotti italiani e anche per investimenti italiani. In segreto, perché l'economia del Vietnam, il mercato interno cresce così bene, e perché Vietnam ha una forza di lavoro molto giovane, in crescita, più di 60% della popolazione è sotto 40 anni, un'economia molto competitiva, e qui abbiamo un'economia con un bilancio commerciale estremamente equilibrato, dove andremo a approfondire tra un po', e soprattutto abbiamo un governo molto stabile. Il governo vietnamita insieme con il governo Singapore sono i due governi politicamente più stabili in assoluto tutta Asia. Questo garantisce alla tranquillità alle imprese per operare nel medio e lungo termine, e soprattutto per gli investimenti quando devono affrontare e investire all'estero. Ecco un veloce accenno, solo di 30 secondi, su come Vietnam ha affrontato la pandemia Covid. Fino alla fine del giugno 2021 abbiamo registrato in totale 12.000, quasi 13.000 casi di contagi, con 78 decessi. E qui, ripeto, parliamo di un paese con 97 milioni di persone, e Vietnam è stato tra i primissimi paesi che è colpito dalla pandemia dopo la Cina. Questo ha dato un grande impegno sia dal lato del governo vietnamita per combattere contro la pandemia, ma anche nello stesso tempo dare tutte le condizioni per aiutare le imprese a continuare a lavorare. Infatti il sistema produttivo in Vietnam non è mai chiuso durante la pandemia, dopo 15 mesi. Anche per esempio qui nella provincia di Vinh Phuc abbiamo investimento di Piaggio, che lo stabilimento di Piaggio non è mai chiuso, non ha mai chiuso neanche un giorno. Anche le forte tracciabilità e impegno e supporto dei cittadini e delle imprese, siamo riusciti a ottenere
un tasso di crescita quasi 3% al fine 2020 e dopo i primi sei mesi è già quasi 6%. Qui andiamo con un punto molto importante, soprattutto per le imprese italiane toscane che vogliono affrontare il mercato vietnamita. Allora, nella tabella dove vedete c'è la colonna blu e la colonna arancione. Blu è il valore di importazione del Vietnam, arancione è esportazione. E quando si sentono del mercato vietnamita, magari anche molte imprese pensano che il Vietnam è molto orientato sull'esportazione, invece non è così. Come vedete, la differenza tra import e export tra i due paesi, cioè tra il Vietnam con il mondo, è semplicemente un paio di miliardi di dollari. E anche dopo i primi sei mesi del 2021 abbiamo importato addirittura in più di quello che esportiamo, lo stesso anche per il 2020 e lo stesso anche per il 2019. Poi questo è il bilancio dell'esportazione tra Italia e Vietnam. Ovviamente se vediamo solamente dai numeri c'è un deficit di esportazione italiana verso Vietnam, però i dati vanno un po' specificati, in senso che l'esportazione dei prodotti italiani in Vietnam sono principalmente i prodotti di alta o altissima valore di aggiunto. Un terzo dell'export provengono dai macchinari, è un clamoroso esempio. Poi molti prodotti che Vietnam esporta verso l'Italia sono i prodotti semi finiti e vengono poi dopo realizzati, completati in Italia. Quindi Vietnam in questo momento entra molto forte all'interno della catena di valore mondiale. Qui vediamo i valori dell'esportazione e importazione del Vietnam verso l'Italia. Nella prima classifica macchinari 285 milioni di euro, materiali di prodotti di pelle 173 milioni. Sappiamo bene che la Toscana ha un valore molto forte su questo. I prodotti chimici, mentre esportazione in Vietnam su computer, prodotti elettrici è il primo articolo. Il motivo perché? Perché lo stabilimento di Samsung più grande del mondo ormai si è situato in Vietnam. Lo stesso anche per molti altri prodotti di Apple, di LG che viene fatto in Vietnam. Una cosa importante che ho dimenticato di menzionare è tra tutte le paesi nel sud-est asiatico, Vietnam è il partner commerciale più importante dell'Italia in termini di volumi. E in questo momento ci sono più di 7.000 imprese italiane che commerciano in modo regolarmente con il mercato vietnamita, 7.000 imprese, dato fino al 2020. E quindi parliamo di un numero non poco che provengono da tutte le province. Quindi 7.000 imprese italiane che provengono da tutte le province di tutta l'Italia. Perché no? Dopodomani anche le vostre imprese saranno tra questi 7.000 imprese che riescono a fare in commercio con il mercato vietnamita. Qui è il bilancio commerciale tra l'Unione Europea e Vietnam. E anche qui Vietnam è il partner commerciale più importante dell'Unione Europea tra tutti i paesi nel sud-est asiatico. Qui ho messo questa tabella interscambio tra Giappone e Vietnam. Allora, la domanda che viene automaticamente è cosa c'entra Giappone nell'incontro tra Vietnam e Italia? Come sappiamo, no? Quando
sentiamo dei prodotti giapponesi o made in Japan, fanno un richiamo su alta qualità, affidabilità, altissima tecnologia e anche dei prodotti molto costosi. Ma come vedete qui, il bilancio commerciale tra Vietnam e Giappone è anche qui estremamente equilibrato. Questo vuol dire che anche l'economia del Vietnam, le imprese vietnamite e i consumatori vietnamiti hanno un potere di acquisto anche per i prodotti italiani. Questo è un dato veloce su ex import e export tra la Toscana e Vietnam in 2020. L'esportazione della Toscana ha prima voce 72 milioni, per veicoli componenti 14 milioni, macchinari, apparecchi elettronici 1.3 milioni, mentre importazione dal Vietnam è 77 milioni, abbigliamento tessile 24 e macchinaria per caratura 8.5 milioni di euro. Un concetto molto importante quando le imprese, in nostro caso toscane, che si affrontano con il mercato vietnamita, ma anche con magari con gli altri mercati in sud asiatico, come in Thailandia, in Laos, in Malesia, Indonesia, Singapore, e che incrocio di proprietà dei vari gruppi o le multinazionali delle imprese in sud asiatico è fortemente presente. Quindi magari molto spesso un'azienda, molte aziende vietnamite operano anche business in altri mercati in sud asiatico e viceversa. Quindi questo è un aspetto molto importante per chi vuole fare un business sostenibile in Vietnam e in sud asiatico. Per questo motivo che Vietnam ha scelto la politica di essere molto aperto economicamente parlando, ha firmato in totale 16 accordi di libero commercio con ASEAN, con Giappone, Corea, India, Cina, Australia e con Giappone, Corea, Cile, Israele e l'Unione Europea. Una cosa molto importante è Vietnam fa parte di uno degli unici quattro paesi che ha firmato accordo di libero commercio con tutta l'Unione Europea, insieme con Giappone, Corea, Singapore, il quarto paese è Vietnam. Accordo di libero commercio tra l'Unione Europea e Vietnam è una cosa che secondo noi è fondamentalmente molto importante per l'esportazione Italia in Vietnam e anche per l'aspetto di investimento, perché grazie a questo accordo di libero commercio, in quale è entrato da 1 agosto 2020, l'esportazione dell'Italia verso Vietnam diventerà tre volte di più entro il 2025, ma facciamo attenzione, in Unione Europea non c'è solo Vietnam, ci sarà anche la Germania, anche la Francia, anche la Spagna e anche Inghilterra, che ha appena fatto accordo di libero commercio tra Inghilterra e Vietnam, è entrato già in vigore. Su questo accordo come funziona? Da 1 agosto subito 85,6 gruppi tariffari delle tasse, gruppi tariffari dei prodotti italiani, vietnamiti verso Europa subito vengono abbattuti al 0%. E 99,2% dei gruppi tariffari vengono ridotti al 0% dopo 7 anni, mentre i prodotti europei, tra cui anche italiani, subito 60% dei gruppi tariffari vengono ridotti immediatamente al 0% e 99% dei gruppi tariffari verranno ridotti a zero dopo in 10%, quindi dopo 10 anni. Quindi qui
Attenzione, sappiamo che l'economia mondiale è cambiato tanto negli ultimi 10 anni e sappiamo che di conseguenza anche il modello di esportazione non è più quello di 10 o 15 anni fa. È tutto cambiato e anche il modo di approccio, quindi per i mercati emergenti come Vietnam dovremmo, se vogliamo avere un successo, un ritorno economico, dovremmo pianificare a una strategia di medio e lungo termine, perché questi accordi funzionano tutti a medio e lungo termine. Una cosa che, essendo la Camera di Commercio, abbiamo visto negli ultimi 12 anni molte aziende italiane che hanno tentato, che hanno operato l'approccio tra virgolette toccata fuga o le vendite occasionali. Assolutamente non ha mai funzionato e non funzionerà mai per il Vietnam. Mentre per le imprese italiane che ritengono il mercato vietnamita un mercato importante, che vale la pena, danno un impegno, danno un budget, danno un piano strategico e un investimento a medio e lungo termine, e il ritorno c'è sempre stato. Infatti il risultato è più di 7.000 imprese italiane che stanno facendo in commercio con il Vietnam. È la prova più chiara su questo. Per capire meglio l'accordo di libero commercio tra l'Unione Europea e il Vietnam, e soprattutto come le imprese italiane possano utilizzare meglio questo accordo per il mercato vietnamita, abbiamo lanciato un canale su YouTube per spiegare questo accordo tutti in lingua inglese con sottotitolo in italiano. Questi video vengono suddivisi per categorie, in totale sono 15. Quindi qualsiasi azienda in qualsiasi settore potranno vedere un video che riguardano strettamente il loro settore su EVFTA. Andate su questo canale eCham Connected, trovate il vostro video sul vostro settore e capirete come funziona l'accordo libero commercio dell'Unione Europea su Vietnam, come esportare meglio sul mercato vietnamita. Qui abbiamo preparato anche appunto i tre settori che magari per noi ritiene più importante dell'esportazione toscana in Vietnam. In primis l'esportazione di vino, e quindi come vedete una volta entrato in vigore da 1 agosto 2020 i vini italiani potranno essere esportati in Vietnam privi di dazi di importazione entro 8 anni, parliamo che adesso in tasso complessivo sono 150%, e tutto questo tasso di importazione verranno abbattuto a 0% entro 8 anni, quindi a scaglione. Tutti i vini più importanti dell'Italia, anche con le indicazioni geografiche protette, vengono riconosciuti e protetti dalle autorità vietnamita grazie a questo accordo di libero commercio, dove vedete sullo schermo c'è Toscano, Toscana, Vini Mobile di Montepulciano, eccetera, Barolo, Chianti, Prosecco, Franciacorta, eccetera, eccetera. Qui anche per i prodotti di pasta dall'Italia in Vietnam verranno abbattuti a 0% entro 8 anni, olio di oliva entro 4 anni verrà abbattuto a 0%, mentre per i prodotti di formaggio di vari tipi saranno esentasse entro 6 anni. E anche qui tutti i prodotti con le indicazioni geografiche protette, riconosciute dall'Unione Europea, vengono automaticamente protetti in Vietnam. Quindi non ci sarà Italian sounding, non ci sarà nessun prodotto fake, ma saranno soltanto approvati i prodotti riconosciuti da
governo vietnamita e l'Unione Europea? Sappiamo che il settore moda è un settore estremamente importante per la regione toscana. Infatti i dati parlano per sé, anche l'esportazione di tessuti dalla Toscana, dall'Italia in Vietnam in 2019 sono 21 milioni e abbigliamento invece 16 milioni. I prodotti di moda italiana è un prodotto di alta qualità, di altissima qualità, e viene apprezzato molto dai consumatori vietnamiti. E molti i marchi europei, anche i marchi italiani, sono entrati e hanno avuto dei successi con il mercato vietnamita. Tra parentesi, il mercato di moda è un mercato che si evolve molto velocemente a livello mondiale, ma anche a livello anche in Asia. I consumatori vietnamiti giovani, essendo nati da ormai parliamo di tutti i ragazzi dopo 2000, apprendono il gusto a livello mondiale molto veloce, quindi parliamo dello stesso mercato con lo stesso ritmo di altri mercati internazionali. Perché Vietnam? Ho già spiegato tutto, poi magari andremo a approfondire nella parte di domanda e risposta, ma il mercato vietnamita perché è un mercato dove propone una crescita costante, ha una domanda interna molto forte e molto persistente, è un'economia con un altissimo dinamismo, è anche un'economia molto aperta e molto competitiva. Sull'ultimo punto ci tengo molto a sottolineare, andare a fare business in Vietnam, o che sia andiamo a vendere in Vietnam, o andiamo a investire in Vietnam, o andiamo a fare operare qualsiasi attività di natura business in Vietnam, non è una passeggiata, perché non, le aziende italiane non saranno da sole, saranno anche altre aziende altrettanto competitive dagli altri paesi europei che sono già ben presenti in Vietnam molti anni prima, come la Germania. Il governo tedesco ha fatto il piano di promozione economia e investimento tedesco in Vietnam già all'inizio del 2000. Quindi, per esempio, se sappiamo che, faccio un esempio, in 2000 e fino del 2020 il valore di esportazione dei macchinari italiani in Vietnam era 285 milioni di euro, esportazione dei macchinari tedeschi in Vietnam erano 4,5 miliardi di dollari. E non per dire esportazione di beni strumentali giapponesi in Vietnam, fine 2020 era 9,5 miliardi di dollari. Quindi le aziende italiane devono essere molto preparate, devono essere molto anche mentalmente preparate per affrontare i mercati così competitivi e così veloci. Però dall'altronde dà molta possibilità di offerta di ritorno economico. Un altro esempio, stamattina dopo l'incontro con la provincia di Vinh Phuc, il fatturato del gruppo Piaggio in 2020 rappresenta in Vietnam rappresenta 40% del fatturato del gruppo Piaggio in tutto il mondo, solo dal Vietnam. Quindi richiede la strategia, richiede adattamento e richiede la flessibilità per poter fare un buon business in Vietnam. Ora dare la prova in perché in caso di investimento italiano più successo in Vietnam in assoluto, dove ha dato anche
in perché il mercato vietnamita ha dato così tanta frutta e il ritorno di business per il proprio impegno in investimento. Passerei la parola a vicepresidente della provincia Vinh Phuc, dove c'è lo stabilimento di Piaggio in Vietnam, per presentare sulla sua provincia e anche condividere alcune esperienze. Trở về bình thường chưa? Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Hoàng Hải. Tôi thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện cái sự rất là quan tâm tới cái cuộc hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Grazie mille signor Phạm Hoàng Hải. A nome del Comitato del Popolo della Provincia di Vĩnh Phúc, per noi questo webinar è di grande interesse. Tỉnh Vĩnh Phúc có một mối quan hệ rất là sâu sắc với vùng Sri Lanka và chúng tôi muốn làm cho nó sâu sắc hơn bằng các cái hoạt động cụ thể giữa hai bên. La provincia di Vĩnh Phúc ha buone relazioni con la regione Toscana e attraverso questo webinar speriamo che le nostre relazioni siano ancora più approfondite. Trước đây thì bà đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở Italia và ông Phạm Hồng Hải đã trình bày rất rõ, rất cụ thể những cái cơ hội đầu tư và những cái bối cảnh trong khi Việt Nam tham gia các cái hiệp định thương mại tự do gần đây. Vì vậy tôi xin phép không trình bày lại những nội dung này, những lợi thế này nữa. Non ripeto quello che ha detto l'ambasciatrice del Vietnam Nguyễn Thị Bích Huệ e direttore della Camera di Commercio Italiana in Vietnam Phạm Hoàng Hải. Vi ha detto, vi ha parlato sulle opportunità di investimenti di commercio in Vietnam. Thưa quý vị, Vĩnh Phúc là một tỉnh mà nằm sát thủ đô Hà Nội với dân số là 1 triệu người, nhưng trên thực tế thì gắn liền với một cái thủ đô khoảng độ 12 triệu người. Vĩnh Phúc è una provincia che si trova a 45 km dalla capitale di Hanoi, con una capitale più di 1 milione di persone, ma quindi in realtà parliamo di una zona con più di quasi 12 milioni di persone. Và từ sân bay quốc tế Nội Bài về đến Vĩnh Phúc thì không quá 20 phút đi xe hơi. E dall'aeroporto internazionale di Nội Bài alla nostra provincia di Vĩnh Phúc sono 20 minuti di macchina. Và đặc biệt là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi rất là mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư ở vùng Tô Sri Lanka và đặc biệt ở thành phố Flansa. Noi come provincia di Vĩnh Phúc diamo molta importanza alla cooperazione con la regione toscana, con le imprese toscane in generale e con quelle di Firenze in particolare. Và chúng tôi cũng nhận thấy cái mối hợp tác này còn nhiều cái dư địa có thể phát triển còn tốt hơn nữa trong thời gian tới. E vediamo che questa nostra cooperazione ha ancora molti spazi da sviluppare nel futuro. Tính đến thời điểm hiện nay thì Vĩnh Phúc đã thu hút 415 dự án FDI với tổng số là 6,2 tỷ đô đến từ 19 quốc gia vùng lãnh thổ. Fino ad oggi Vĩnh Phúc ha attirato 415 progetti di investimenti diretti esteri con un capitale di 6,2 miliardi di dollari provenienti da 19 paesi. Trong đó có công ty Piaggio của Italia tại Việt Nam. Tôi xin thông báo cái sự tăng trưởng và phát triển của Piaggio đến bây giờ đã là một công ty lớn nhất toàn cầu sản xuất về Piaggio và có trụ sở tại Việt Nam. Come provincia siamo molto contenti che la crescita di Piaggio fino ad oggi ha fatto con la fabbrica di Piaggio in Vietnam è quella più grande in tutto il mondo. Tổng vốn đầu tư của Piaggio bây giờ khoảng 90 triệu đô la. Con in capitale di investimenti quasi a circa 90 milioni di dollari. Và tỉnh Vĩnh Phúc luôn tạo mọi điều kiện và trân trọng Piaggio giống như một thành viên trong gia đình của tỉnh Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc ha creato e creerà condizioni favorevoli alla crescita della Piaggio. Noi consideriamo Piaggio come un membro della famiglia. Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ lãnh đạo thường xuyên trao đổi để xem cái nguyện vọng và cái nhu cầu có cái khó khăn gì của Piaggio thì kịp thời vào cùng với cả Piaggio để tháo gỡ, để thể hiện cái tinh thần hợp tác và chia sẻ rất là cao. Noi facciamo spesso scambi incontri con la Piaggio per poter capire le difficoltà che l'azienda affronta oppure da trovare soluzioni per le difficoltà che la Piaggio deve affrontare. Ngoài lĩnh vực đầu tư về xe máy ô tô, chúng tôi còn có nhiều cái nhu cầu mong muốn các nhà đầu tư ở vùng Tosanaka hợp tác đầu tư tại Vĩnh Phúc. Oltre al settore dell'industria mobilistica, volevamo che gli investitori e le imprese italiane possano investire in Vĩnh Phúc, in molti altri settori. Thứ nhất là về nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến trong nông nghiệp và đồ uống. Prima di tutto è il settore dell'agricoltura di alta tecnologia e in food processing. Tôi lấy một cái ví dụ vừa rồi ông Phạm Hoàng Hải đã trình bày. Cái nhu cầu ví dụ như ô liu và phô mai là một cái nhu cầu mới. Đặc biệt bây giờ đã sẽ có một cái hướng phát triển rất nhanh trong cái xu thế của đô thị Việt Nam và giới trẻ Việt Nam. Prendo un esempio, prima abbiamo sentito il signor Phạm Hoàng Hải dire che i prodotti di oliva e i formaggi, secondo noi questi prodotti hanno molte potenzialità e hanno molte domande per i consumatori vietnamiti nel futuro. Ma những sản phẩm này thì giới trẻ, thanh niên, đô thị thì lại rất ưa chuộng cái sản phẩm của Italia. I giovani vietnamiti amano molto i prodotti italiani. Cho nên tôi kêu gọi các nhà đầu tư nhanh chóng chúng ta tìm kiếm một cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này và tôi tin chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thành công. Quindi chiamo le imprese, le aziende e gli investitori italiani a investire in questo settore e crediamo che avrete successo. Nội dung thứ hai, chúng tôi vẫn rất mong muốn các nhà đầu tư của Italia nói chung và vùng Tosanaka, Toscana nói riêng là tiếp tục đầu tư phát triển cái công nghệ ô tô xe máy ở một cái tiêu chí và cái chất lượng hiện đại hơn trong cái thời điểm mà chúng ta dần dần bỏ cái động cơ chạy xăng, chạy điện. Il secondo settore che vorrei concentrare è quello automobilistico e degli scooter. Vorremmo che le aziende italiane possano investire ancora di più sulla tecnologia, alta tecnologia in questo settore, nell'ambito che stiamo man mano eliminando i motori di combustibile. Cái nhu cầu về xe máy và ô tô của Việt Nam trong thời gian tới còn rất là cao. Đặc biệt là cái nhu cầu của gần 100 triệu dân trong nước. Và tôi tin rằng khi làm ở Việt Nam thì cũng giống như Piaggio có cơ hội xuất khẩu rất gần gũi sang các nước Đông Nam Á và ASEAN. La domanda dei automobili e motociclisti del Vietnam saranno in crescita fortemente prossimamente. Parliamo di un paese di quasi 100 milioni di abitanti, quindi quando avete deciso di fare affari con il mercato vietnamita vuol dire che avete anche tante opportunità di esportare in altri paesi della regione asiatica. Đó chính là bài học thành công của chính Piaggio Italia tại Việt Nam. Và tôi mong muốn các vị sớm đến Việt Nam, chúng ta cùng chia sẻ những cơ hội để đầu tư và phát triển. Piaggio è un esempio di questa, questo successo e speriamo di ricevere investimenti e
da parte vostra nella nostra provincia. Một nội dung nữa tôi cũng rất mong muốn hợp tác giữa thành phố Florence vùng Toscana với cả Vĩnh Phúc về du lịch. Un altro settore che vorrei dare importanza tra la provincia di Vĩnh Phúc e la città di Firenze è quello turistico. Tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi cũng xác định nền tảng sẽ là phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Vì vậy rất nhiều cơ hội để các nhà đầu tư có thể hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc về phát triển du lịch. Và đặc biệt là tỉnh Vĩnh Phúc có một cái vị trí địa lý rất gần với cái sân bay quốc tế Nội Bài. Chúng ta có thể giải quyết được tốt cái nhu cầu đi lại của cái khách tham quan du lịch giữa hai quốc gia. Vĩnh Phúc considera come base lo sviluppo industriale di servizi e turistico, quindi avete molte opportunità se investite qui. Come ho detto prima, Vĩnh Phúc ha una posizione strategica molto vicino all'aeroporto internazionale Nội Bài, quindi la domanda di viaggi è molto semplice. Và Vĩnh Phúc là cái điểm trung chuyển, có thể từ Vĩnh Phúc chúng ta có thể phát triển một cái hệ thống tham quan các cái và du lịch các cái tỉnh phía Bắc và cả khu vực của Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Vĩnh Phúc è un posto di mezzo da cui potete viaggiare le città del nord del Vietnam oppure la capitale di Hanoi. Và một nội dung nữa tôi cũng xin chia sẻ với các nhà đầu tư và với phòng thương mại và công nghiệp của thành phố Florence là giới trẻ Việt Nam rất yêu chuộng cái thời trang và may mặc của Italia. Un altro punto che vorrei condividere con voi è che i giovani vietnamiti amano molto la moda italiana. Hiện nay thì có nhiều cái nhà đầu tư của Nhật Bản, của Hàn Quốc, nhưng mà tôi tin rằng cái số lượng cái giới trẻ và nhà người sử dụng mong muốn sản phẩm của Ý thì còn nhiều hơn rất nhiều. Attualmente in Vietnam abbiamo investitori provenienti dal Giappone, dalla Corea in questo settore, però sono fiducioso che i prodotti tessili italiani di moda italiana saranno molto apprezzati ancora di più dai giovani vietnamiti. Bản thân tôi và những người bạn muốn tìm được một cái sản phẩm may mặc mà thương hiệu của Italia thật cũng không tìm được, ngay cả Hà Nội cũng không tìm thấy. Đó là cái điều, một cái nhu cầu rất cần mà các bạn thì chưa xuất hiện. Personalmente io oppure i miei amici, se volevamo comprare un abbigliamento made in Italy è abbastanza difficile. Và một nội dung nữa, Vĩnh Phúc là một thành phố trẻ đang phát triển về đô thị. Chúng tôi rất mong muốn cái sự hợp tác về quy hoạch, về kiến trúc và chỉnh trang đô thị. Un'altra cosa è che Vĩnh Phúc è una città, è una provincia giovane, stiamo in fase di sviluppo urbano, quindi volevamo ricevere le vostre condivisioni di esperienze nel settore di pianificazione e di architettura urbana. Trên đây là một số những cái lĩnh vực mà chúng tôi rất là mong muốn hợp tác sâu hơn với vùng Toscana và với thành phố Florence. Rất là mong muốn các nhà đầu tư quan tâm và cần cái tài liệu cung cấp gì về thông tin, chúng tôi xin cung cấp. Và tôi hy vọng rằng cái sự hợp tác này sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Chúng ta ngay trong bối cảnh đại dịch thế này mà chúng ta vẫn thể hiện được cái nhu cầu và mong muốn đó. Và tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn bà Cecily, Ủy viên Hội đồng thành phố Florence, ông Sanvini, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Florence, và Nguyễn Bích Huệ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italia, và tất cả các nhà đầu tư đã cùng tham gia cái hội nghị trực tuyến tìm hiểu cơ hội đầu tư của Vĩnh Phúc ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Questi sono alcuni settori che la provincia di Vĩnh Phúc voleva ricevere la cooperazione da parte della regione toscana, nella città di Firenze. E se avete qualsiasi, volete avere maggiori informazioni o avete qualsiasi domanda, siamo sempre disposti a fornire informazioni e a rispondere alle vostre domande.
Speriamo che la cooperazione tra noi e la regione sarà sempre più approfondita. Infine vorrei ringraziare l'ambasciatrice Bikwe, la signora Cecilia Dendré, signor Giuseppe Sanvini e tutti gli altri ospiti, imprenditori, investitori partecipanti a questo webinar. Grazie. Grazie, grazie vicepresidente della provincia di Vinh Phuc, grazie direttore Hai, presentazione assolutamente molto interessante. Io chiedo ai tanti partecipanti, alle tante aziende che sono collegate, se hanno delle domande possono utilizzare il tasto apposito, quindi premere per porre una domanda oppure scrivere un testo direttamente nella chat. Io avrei una prima domanda per i nostri relatori tecnici. E un'osservazione, guardando la presentazione, le due presentazioni che sono state fatte, è incredibile notare come il Vietnam abbia la stessa estensione in chilometri quadrati dell'Italia, praticamente qualcosa di più di 300.000, e stia vivendo in questi anni quella fase di crescita fortissima che noi abbiamo vissuto negli anni 60, 50 e 60. Auguro veramente al Vietnam di mantenere questo tasso di crescita che oggi non può prescindere da una collaborazione internazionale fortissima. Quindi correttamente il Vietnam sta consolidando la sua crescita lavorando sull'apertura verso le grandi aree geoeconomiche internazionali. Avevo una domanda per il direttore Hai che potrebbe essere interessante per le aziende che oggi partecipano. Molte delle aziende che partecipano sono aziende del settore food e quindi è inevitabile pensare che avranno interesse a esportare i loro prodotti verso il vostro paese. Quindi la domanda per il direttore Hai è: qual è il reddito medio del consumatore vietnamita? E quanto ipotizza di spendere del suo portafoglio per i prodotti food? E una domanda anche dopo per il vicepresidente della provincia di Vinh Phuc, se esistono delle zone franche all'interno della provincia, cioè delle aree dove le aziende possono posizionarsi e investire con agevolazioni fiscali appunto per operazioni di investimento. Grazie. Sì, grazie, grazie per la domanda. Allora, infatti anche è una domanda che ho ricevuto. Mi sentite? Pronto, mi sentite? Sentiamo, Hai. Ah, ok, perfetto. Sì, stavo dicendo che è una domanda che appunto ricevo anche noi, riceviamo molto spesso su come il reddito dei consumatori vietnamiti. Io lo proietterei leggermente da un altro punto di vista, perché parliamo, come avevo accennato all'inizio della mia presentazione, parliamo di un mercato di quasi 100 milioni di persone, ma il mercato di prodotti italiani esportati in Vietnam non è interamente paese, ma è focalizzato sulle grandi metropolitane all'interno del Vietnam, come Hanoi, come Ho Chi Minh City e come altre città. E qui il reddito medio delle coppie vietnamite, soprattutto le coppie giovani vietnamite, come poteri d'acquisto corrispondono a un reddito su circa 800-900 euro alla persona al mese. Però qui i costi della vita è molto più basso rispetto all'Italia. Immagino, certamente, immagino. E esistono, cioè qual è la fascia di prodotto a cui
siete interessanti, siete, è interessata il consumatore medio vietnamita, posto sempre che esiste un consumatore che è quello delle grandi aree metropolitane e poi gli altri consumatori che probabilmente avranno tendenze di consumo più livellate verso il basso. Allora, posso citare tre esempi, magari riusciamo a spiegare un po' sui prodotti. Allora, il mercato vietnamita è il mercato più importante del produttore di birra Heineken nel mondo. Il mercato vietnamita è il mercato più importante della marca H&M in tutta Asia e il mercato vietnamita è il secondo mercato più importante della Rolls-Royce come la casa automobilistica in tutto il mondo dopo la Cina. Quindi vediamo un ventaglio, una forbice veramente molto vasto dove in Vietnam potete trovare dei consumatori che possono disposti, che anzi che hanno già comprato parecchi prodotti dall'Italia, che magari i prodotti che costano 50 o 100.000 euro un prodotto per le luci, per arredare la casa, fino ai consumatori medi che sono disposti a comprare, non so, 30-50 euro per un capo di abbigliamento, o i prodotti di formaggio, di olio di oliva, olivino normalissimo, dove si presentano molto spesso anche sui scaffali in Italia. Quindi non andrei troppo sui numeri perché potrebbe creare una percezione un po' diversa, perché appunto i mercati emergenti funzionano un pochino diverso. Ecco, passo la parola al vicepresidente per la seconda domanda sulla area franca, zona franca. Grazie. Thưa ông Giacinto, tiếp theo cái lời của ông Phạm Hoàng Hải thì tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin như sau. Thứ nhất là đối với các về đầu tư trong công nghiệp thì chúng tôi đã có sẵn sàng 19 khu công nghiệp để các ngài có thể đầu tư tại Việt Nam. Còn đối với cụ thể các cái ưu đãi về thuế thì chắc là ngài phải cung cấp cho tôi cái thông tin cụ thể về từng lĩnh vực thì khi đó chúng tôi mới có cái trả lời chính xác về cái lĩnh vực được ưu đãi về thuế, về các cái sản phẩm. In risposta alla sua domanda riguardo alla zona franca, vorrei rispondere prima di tutto che fino ad oggi la nostra provincia ha a disposizione 19 parchi industriali, ma per rispondere alle agevolazioni fiscali abbiamo bisogno di maggiori informazioni sui settori. Còn các cái ngành lĩnh vực mà theo tôi có tính khả thi cao. Thì thứ nhất như tôi đã vừa trình bày, những cái sản phẩm của nông nghiệp công nghệ cao như là olive phô mai là những cái sản phẩm mà cái nhu cầu của giới trung lưu và giới có điều kiện và đặc biệt là thanh niên và ở các vùng và các khu đô thị lớn của Việt Nam đều có nhu cầu sẽ ngày càng cao. I prodotti che secondo me sono fattibili, come ho spiegato prima, uno sono prodotti gastronomici, agricoli come olive, formaggi. Questi prodotti hanno una grande domanda della classe media oppure per i giovani nelle grandi metropolitane. Và cái công nghệ về đồ uống thì tôi cũng rất là mong các ngài có tham gia cái vì cũng như ông Hoàng Hải vừa nói, cái nhu cầu về đồ uống của Việt Nam tăng rất nhanh. Ví như bia, về rượu vang, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái lĩnh vực rượu vang của Ý, người Việt Nam cũng rất là quan tâm. La domanda per le bevande è molto incostante. Birra, vini italiani sono molto amati dai vietnamiti. Và đặc biệt là với thời trang, thì với cái độ tuổi thanh niên, và trung niên ở Việt Nam thì hàng mấy chục triệu người có nhu cầu rất cao về thời trang mà có cái sản phẩm xuất xứ từ Ý. Per quanto riguarda la moda, i giovani e quelli di media età hanno molte domande sui prodotti di alta qualità made in Italy. Và các sản phẩm về ô tô, kể cả những ô tô cao cấp thì cái nhu cầu của Việt Nam cũng đã xuất hiện và ngày càng
trở nên phổ biến hơn. Thì tôi xin thông báo những cái thông tin như vậy với ngài và mong được sự chia sẻ thông tin của ngài với các nhà đầu tư. Xin cảm ơn. Inoltre anche i prodotti automobilistici, soprattutto quelli di alta qualità, hanno molta domanda in Vietnam. Questi sono i settori che secondo me sono chiavi per l'investimento in Vietnam. Grazie. Đặc biệt còn một cái sản phẩm nữa mà tôi rất cần chia sẻ và tôi cũng cho ngài thêm cái thông tin là hiện nay cái hoa quả của Việt Nam rất nhiều và phong phú. Nhưng cái công nghiệp chế biến thì đang có rất nhiều hạn chế. Ví dụ như những như quả vải, rất nhiều trái cây của Việt Nam. Mà nếu như được sự hỗ trợ, sự đầu tư của các nhà đầu tư của Italia trong lĩnh vực này thì tôi tin chắc chắn là sẽ thành công ở Việt Nam. Bởi vì rất nhiều sản phẩm rau quả của chúng tôi nó chỉ trong thời gian có vài ngày thôi là phải thu hoạch hết. Và nếu không có cách xử lý thì cũng rất là phí phạm. Thì đây là cái nội dung mà tôi cũng rất mong các ngài đầu tư vào cái công nghiệp chế biến nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm cây củ quả hoa quả của Việt Nam. Nên xin cảm ơn. Un altro settore che ritengo molto importante è quello della frutta. Perché come sapete la frutta in Vietnam è molto varia dovuta al clima tropicale, però l'industria di trasformazione food processing in Vietnam è ancora limitato. Per esempio prendo un esempio, le lici vietnamita. Se crediamo che se abbiamo investimenti da parte vostra si può fare altri prodotti da questo con questa frutta perché tante frutte non si consumano alla durata molto breve, quindi se non verrà trasformato è troppo spreco, è uno spreco. Certamente si rovina. Perfetto, io ringrazio i due relatori per le loro risposte. C'è una domanda da parte dei partecipanti e poi vorrei dare la parola a Roberto Rizzo, che è il consulente della Camera di Commercio Italiana in Vietnam in Italia e che ci ha supportato nell'organizzazione di questa giornata. La partecipante, la signora Marion Schüssler, ci chiede quanto incide il mercato dei gioielli nell'economia vietnamita e se ci sono esperienze, se voi avete già qualche dato che potete presentare. Sì, allora per quanto riguarda questo settore viene diviso in due segmenti. Uno è la produzione locale e l'altro sono i prodotti importati dall'estero. E per quanto riguarda i gioielli importati, i prodotti che provengono dall'Italia incidono abbastanza alta, quindi magari sono i marchi che provengono anche dall'area attorno a Vicenza, ma anche gli altri prodotti in Toscana o anche gli altri paesi, cioè in altre province, chiedo scusa. Per quanto riguarda i gioielli, io vorrei precisare i consumatori che comprano i gioielli importati hanno perfettamente il potere di acquisto e qui bisogna focalizzare su un gusto, non in prezzo, perché possono comprare, possono pagare, ma i marchi italiani devono dare un gusto che è adatto alla cultura vietnamita, che per esempio un prodotto che viene venduto nei paesi in Medio Oriente o in India non si può vendere in Vietnam perché il gusto è completamente diverso, molto abbagliante, molto più appariscente, mentre in Vietnam richiede un gusto molto più riservato, molto più classico, molto più raffinato. Non per la questione di prezzi, ripeto. Chiaro. Grazie. Chiaro, grazie Hai. E naturalmente io, prima di dare la parola a Roberto, anticipo a tutti i partecipanti che è possibile mettersi in contatto o con Promo Firenze
o direttamente con la Camera italiana, per qualsiasi approfondimento e qualsiasi avvio di una forma di studio per accedere al mercato vietnamita. Roberto, se vuoi dire due parole mi fa molto piacere, grazie. Intanto ti ringrazio Giacinto di tutto il lavoro che è stato fatto da parte tua e da parte di Promo Firenze per questo importante evento che, sul quale ci abbiamo lavorato diversi mesi. Questo evento di stamattina, innanzitutto ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato, che ora per motivi di lavoro si sono dovuti assentare, dall'assessore al Comune di Firenze Cecilia Del Re, dall'assessore della Regione Toscana Leonardo Marras, dal presidente Federalberghi Francesco Bechi e dai relatori che sono ancora presenti, l'ambasciatrice Nguyen del Vietnam Italia e il vicepresidente della provincia di Vinh Phuc, oltre al direttore di Cham Hai. Io, come ha accennato Giacinto, da 3 anni e mezzo collaboro con i Cham Vietnam qui in Toscana e mi sono anche, ovviamente, mi rapporto anche con l'ambasciata del Vietnam in Italia, e questo, diciamo, la mia presenza è una forma di credibilità e di rafforzamento della volontà di investire in collaborazione e progetti da parte del Vietnam in Italia, ma soprattutto in Toscana. In questi 3 anni e mezzo, lo dico anche alle imprese che sono presenti oggi o che comunque sia possano sentirlo anche nei prossimi giorni questo video, abbiamo già organizzato diversi eventi. 3 anni fa abbiamo fatto con l'ambasciata del Vietnam in Italia e con i Cham in Vietnam in Italia a Pisa, abbiamo fatto un evento di presentazione del Vietnam con le imprese di Pisa, che è stato, diciamo, un primo approccio istituzionale, tecnico, anche perché ovviamente in virtù della presenza di Piaggio in Vietnam, e dove da quell'evento già diverse imprese nel settore dei tartufi, nel settore del vino, nel settore dell'arredamento di lusso e nel settore dei formaggi hanno iniziato un rapporto di collaborazione e di sviluppo di business in Vietnam. Quindi è ovvio che la giornata di oggi è quella importante anche perché tende ad ampliare la platea, diciamo, del mondo delle imprese del Vietnam in Toscana. In questi 3 anni e mezzo abbiamo lavorato affinché si potesse iniziare a ragionare una collaborazione diretta con la regione toscana, come sta facendo la provincia di Vinh Phuc, ma anche direttamente con il comune di Firenze, come sto facendo io, e l'ambasciatrice che è qui presente. Questo, diciamo, è una forma di rafforzamento e credibilità che, come Vietnam, viene dato verso la Toscana, verso Firenze, verso il tessuto produttivo regionale, in virtù anche dell'accordo di libero commercio siglato dell'EFTA fra Vietnam e Unione Europea, di cui è stato parlato molto stamattina. Ecco, in virtù di questo ci sono, secondo me, degli spunti, sono venuti fuori la giornata di oggi, molto importanti, sia per un rafforzamento delle collaborazioni delle istituzioni, sia per incentivare le imprese a sviluppare il business in Vietnam. Ovviamente, come è stato detto, il Vietnam è un paese in fortissima crescita da oltre 10 anni, concentrato principalmente sulle grandi metropoli, non tutto su tutto il paese, e il prodotto del buon cibo, del vino, dei formaggi, dell'olio italiano, ma soprattutto toscano, hanno molta, diciamo, credibilità nel mercato vietnamita. Essendo anche un paese molto giovane, ovviamente anche il settore della moda sono settori dove ovviamente il vietnamita è molto, diciamo, sensibile anche a investire su questi prodotti. Ovviamente il mercato del Vietnam è un paese in forte crescita, ma dove è importante sviluppare e al tempo stesso, diciamo, investire sulla strategia di approccio al mercato del Vietnam. È un mercato in forte sviluppo, ma non è un mercato dove
individui, diciamo, il settore o al tempo stesso il business immediatamente. Quindi è importante avere una strategia forte, credibile a medio e lungo termine su determinati settori. Ovviamente la presenza di istruzioni stamattina è un motivo, diciamo, di importante per rafforzare le collaborazioni, ma al tempo stesso iniziare a individuare, diciamo, come sono stati fatti stamattina, alcuni temi sul quali, diciamo, poter stringere delle sinergie e strategie collaborative. In primis, ovviamente, tutti veniamo da un anno e mezzo drammatico legato ovviamente alla pandemia. I settori che qui in Toscana sono stati fortemente più colpiti sono ovviamente il turismo, il settore Horeca, il settore abbigliamento e moda, oltre ad altri settori. Quindi il turismo per la regione Toscana e per ovviamente il Comune di Firenze è strategico per rilanciare, diciamo, lo sviluppo della Toscana. Quindi sotto questo aspetto iniziare, diciamo, a ragionare su iniziative, eventi anche culturali ma anche di promozione del turismo della Toscana in Vietnam, diciamo, è un punto importante. Un altro aspetto che sta investendo molto la Toscana come Comune Firenze è l'innovazione tecnologica. Ed essendo, diciamo, un settore molto sensibile dove il grande sviluppo nel Vietnam, questo è un altro aspetto su cui si può ovviamente iniziare a ragionare. E l'altro aspetto ovviamente è il settore urbanistico e quindi anche, come diceva il vicepresidente di Vinpuc, siccome Vinpuc sta investendo e cerca anche idee per la pianificazione urbana della propria provincia, idem lo sta facendo la Regione Toscana e il Comune di Firenze, anche questo, diciamo, è un altro settore su cui potersi mettersi a un tavolo e valorizzare, diciamo, questi punti. L'ultimo, e che è poi fondamentale, su cui si può basare, diciamo, delle operazioni di promozione, è quello delle fiere, degli eventi culturali. Ecco, su questi punti qui e sulle indicazioni che la presentazione sono state stamattina, penso che questa mattinata, diciamo, sia stata molto produttiva e molto, diciamo, da valorizzare anche nei tempi a breve, in virtù sia dell'entrata in vigore, ma al tempo stesso anche di poter riabbracciare, diciamo, qui in Toscana anche turisti, imprese vietnamite e viceversa, quello che possono fare anche il turista e l'impresa toscana verso il Vietnam. Quindi ringrazio tutti e poi per qualsiasi, nel mondo delle imprese, quelli che erano presenti stamattina, per qualsiasi informazione, supporto hanno bisogno, io qui come in Toscana, come rappresento il Vietnam e l'ambasciata, sono a vostra disposizione. Perfetto, grazie Roberto, grazie davvero. E io non vedo altre domande da parte dei partecipanti, quindi penso che possiamo chiudere i lavori di questa giornata. Vorrei ringraziare veramente tanto l'ambasciatrice per la sua partecipazione, per essere stata tutto il tempo con noi, per averci confermato l'appoggio dell'ambasciata in tutte le necessità che possono esserci da parte delle aziende. Ringrazio il direttore Hai della Camera di Commercio Italiana in Vietnam e il vicepresidente della provincia di Vinh Phuc, che ci ha illustrato le opportunità del suo territorio. Sì, ringrazio anche gli organizzatori per il webinar molto, molto importante di oggi. Siamo molto contenti della vostra partecipazione. Ringrazio anche l'ambasciatrice Hue, che ha partecipato a questo evento. Ringrazio anche tutti gli altri colleghi. Un grande ringraziamento anche al mio collega Roberto Rizzo. E vorrei anche passare a... Thưa chị Bích Huệ, hôm nay nhìn thấy chị qua online thế này thì rất là vui. Chị khỏe chứ? Xin chào các vị. Thứ nhất là tôi thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh xin chúc ngài đại sứ của chúng tôi luôn mạnh khỏe. Và báo cáo với chị Huệ là rất là mong muốn chị thúc đẩy cho cái mối quan hệ hợp tác giữa cái vùng Toscana với cả Vĩnh Phúc ngày càng tốt hơn. Đặc biệt ở đây có cái... đã chuẩn bị một cái quá trình để ký kết nghĩa giữa hai địa phương. Thì rất mong chị là thúc đẩy cho cái việc này và tăng cường các cái mối quan hệ ở mức cao hơn, không chỉ riêng về đầu tư kinh tế
cả về văn hóa, kể về giáo dục, y tế và những lĩnh vực khác về văn hóa và tinh thần khác. Thì cái buổi ngày hôm nay thì theo tôi đánh giá thì cái sự chuẩn bị của các bên rất là tốt và các bên cũng rất thấu hiểu những cái thông tin về Việt Nam. Và về phía tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thì luôn sẵn sàng những cái điều kiện tốt nhất để chia sẻ, để cung cấp cho các nhà đầu tư ở vùng Toscana có nhu cầu. Và chúng tôi cũng hy vọng cũng sớm cái đại dịch này sớm kết thúc để chúng ta được nhìn thấy mặt nhau một cách trực tiếp và tên bắt mặt mừng để chia sẻ những thông tin còn giá trị hơn. Báo cáo chị là còn nhiều cái thông tin quý mà đợi đến cái lúc mà gặp mặt thật mới nói cơ. Nhưng hôm nay chưa nói hết. Một lần nữa xin cảm ơn chị Bích Huệ, cảm ơn tất cả các anh các chị của tham tán, của sứ quán và cảm ơn các vị đại diện của phòng thương mại và công nghiệp của thành phố Florence đã tham gia ngày hôm nay. Và tôi nhắc lại, chúng tôi sẵn sàng cung cấp tất cả những thông tin cần thiết gì mà của các nhà đầu tư và của phòng thương mại và công nghiệp thành phố Florence có yêu cầu. Xin chân thành cảm ơn. A nome della provincia di Vĩnh Phúc vorrei ringraziare tutti i partecipanti del webinar di oggi, dell'ambasciata, delle camere di commercio, delle imprese italiane partecipanti al webinar e auguro anche a tutti voi una buona salute. Speriamo, vorrei sottolineare di nuovo un'ultima volta che la provincia di Vĩnh Phúc è sempre disposta a condividere, a fornire tutte le informazioni che avete bisogno. Speriamo che la pandemia finirà breve, così possiamo vederci in persona e possiamo condividere maggiori informazioni ancora più utili. Speriamo anche che come l'ambasciata d'Italia in Vietnam potete supportare la provincia di Vĩnh Phúc a firmare accordo di cooperazione tra Vĩnh Phúc e la regione Toscana. Grazie. Grazie tante. Grazie a tutti. Grazie, và từ đầu Roma thì đại sứ quán và cá nhân tôi cũng đã nhận thấy cái sự năng động của Vĩnh Phúc, quyết tâm của Vĩnh Phúc, và chúng tôi tin tưởng rằng là với cái sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh cũng như là sự ủng hộ của các đối tác Italia hôm nay có mặt tại đây thì nhất định là chúng ta sẽ thành công trong việc kết nối địa phương và kết nối doanh nghiệp. Xin cảm ơn ạ. Vediamo la determinazione e la dinamicità della provincia di Vĩnh Phúc. Come ambasciata siamo sempre a vostro supporto. Speriamo che la collaborazione tra Vĩnh Phúc e Toscana sarà di successo prossimamente. Grazie. Grazie. Grazie all'ambasciatrice, grazie a tutti quanti e buon lavoro e buon tutto. Arrivederci. E a presto. Arrivederci.